Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Scary Games. Oggi, inerente al mondo horror videoludico, per voi ho trovato un titolo veramente, a mio avviso, fantastico, unico. Il primo vero e proprio survival horror, un genere action adventure veramente di impatto emotivo notevole, di grande fattura. Sto parlando di un titolo eclatante, ovvero il magnifico, eccezionale Project Firestart per Commodore 64. Sappiamo tutti quanti che oggigiorno il genere survival horror è rinato soprattutto grazie all'idea Capcom con la sua saga di Resident Evil. In effetti è la saga più conosciuta e più famosa nell'attuale mondo videoludico di genere, ovviamente. Però nessuno si ricorda che questo genere veramente è nato su una piattaforma 8-bit, o meglio su un computer 8-bit, ovvero il C64, il mitico Commodore. E la cosa bella è che questo gioco riuscì a trasmettere ansia, terrore e paura costantemente, attraverso un gioco che apparentemente poteva essere semplice, ma in realtà era veramente molto complesso. Sviluppato dalla Dynamics e distribuito dalla Electronic Arts, la famosissima ditta, nel 1989, il gioco era veramente unico nel genere perché era davvero un horror atipico, d'azione, ispirato tantissimo ai classici sci-fi, prevalentemente Alien, tanto che appunto la nave spaziale si chiama Prometheus, ovvero il luogo dove tutto si svolge. E infatti adesso vi parlerò in breve della trama per capire un po' di cosa stiamo parlando. Anche questa volta la trama è piuttosto semplice. Siamo all'interno della Prometheus, questa enorme astronave laboratorio dove vengono effettuati esperimenti su esseri umani per creare dei potenziamenti nuovi, insomma, qualcosa di che possa rendere l'essere umano quasi invincibile. Ma purtroppo, come avviene spesso in queste trame scontate horror, qualcosa va male. Incaricati da un'agenzia spaziale, noi interpreteremo un agente federale pronto alla scoperta di cosa sta accadendo in questo vascello. E scopriremo appunto che in realtà, oltre a trovare cadaveri sparsi ovunque, poiché questa infezione si è propagata nell'ambiente, dovremo scontrarci con creature abominevoli, tra cui feroci alieni. Il gioco si presenta prevalentemente come un action adventure a scorrimento orizzontale, con elementi simili 3D in grafica isometrica, in puro stile sci-fi. Ovviamente la cosa interessante è l'atmosfera che questo gioco ricrea, che è veramente accattivante. Riesce a terrorizzare anche perché qui vi sono veramente fortissimi elementi del classico survival horror, ovvero munizioni limitate, armi che a volte non sono convenzionali rispetto ai mostri che incontreremo. Insomma, è veramente una caccia aperta dove noi dobbiamo sopravvivere con quel poco che abbiamo, ma veramente tutto è dosato alla perfezione. Il gioco graficamente era strabiliante, una delle cose più belle mai viste su Commodore 64, ricco di atmosfera. E poi quelle scene cinematiche da film, era veramente eccezionale. E poi la cosa che più interessava era il fatto di vedere in un gioco come appunto un horror gaming tanto sangue. Veramente scene splatter, era veramente fuori dal comune per il periodo. Interessante perché manteneva calde tutte le aspettative di chi veramente ama il genere horror. Un titolo unico, che poi la cosa interessante ulteriormente è che questo titolo venne sviluppato unicamente su questa macchina e non vanta di sequel e mai di trasposizione per macchine più potenti. Quindi non abbiamo mai assistito a un reboot, a un remake, ma è rimasto unicamente quel titolo, Project Firestart per C64, ovvero un mito. Il gioco diviene presto una vera e propria killer application, proprio perché è un titolo veramente ottimamente bilanciato sotto ogni punto di vista. E poi è il classico gioco horror che la gente ci si attacca lì perché è preso da tutto, quindi era come quasi vivere un film. E l'interessante è proprio questo, un mix perfetto tra horror claustrofobico e sci-fi all'alien appunto, quindi diverse contaminazioni per un titolo che veramente ha fatto la storia.
Quindi il mio consiglio è quello di reperirlo se siete appassionati appunto di retro gaming e se siete amanti di macchine Commodore, quindi appunto come il Commodore 64, e non farà altro che mettervi lì e dosare le vostre energie per cercare di sopravvivere appunto a questi alieni, perché il gioco veramente, ragazzi, è eccezionale. E poi ricordiamoci sempre che se c'è Resident Evil e altri giochi d'azione horror, lo dobbiamo anche a questo titolo. Detto questo, ragazzi, vi rimando alla prossima puntata di Scary Games con un titolo veramente da incubo che ha caratterizzato il mondo PC, Apple e anche NES. Alla prossima, ragazzi!